cari ascoltatori e cari spettatori, ancora una volta da Piana delle Orme, la più importante convention di wargaming italiana, oggi abbiamo con noi un eccezionale autore italiano. In primis perché è una figura che è stata fondamentale per farmi passare il concorso per diventare docente, ma in secundis perché è l'unico di quelli visti finora che lui giochi ce li dà. Ecco, questo è un messaggio per tutti gli altri che invece li ho comprati, ma come già sapete. Quindi intanto Andrea, grazie di cuore, questo fa di te il miglior autore italiano secondo universalmente riconosciuto, ma soprattutto Andrea è un autore conosciuto in tutto il mondo, anche e non solo per i giochi storici. Andrea. Sì, io diciamo nasco come giocatore di giochi storici intorno al 1980, wargame tridimensionali e mappe esagonate, e poi con gli anni ho cercato anche di farne qualcuno l'ho pubblicato. A un certo punto ho fatto un giochino di carte, siamo nel 2018, 100 anni fa finiva la Prima Guerra Mondiale, e questo gioco parlava proprio della Prima Guerra Mondiale, l'abbiamo portato qui a Piana nella ricorrenza. Io giocavo molto Ace of Aces, un gioco con due libretti con tutte le possibili viste di un Fokker e di un Kamel, le viste reciproche, e in base alle mosse si passava da una pagina all'altra. Quando in una pagina si vedeva il disegno di uno che sparava, faceva punti danno, semplicissimo, divertentissimo, un po' problematico da giocare in più di due, servivano dei segnalibri, per cui mi è venuta l'idea di fare un gioco altrettanto accurato, sempre una simulazione, altrettanto semplice da giocare perché i materiali gestivano tutto, con le carte, perché così ci si poteva trovare in 2, 4, 6 attorno al tavolo e giocare insieme. Un mazzettino di carte per i guerrieri della Prima Guerra Mondiale. Quindi, cari amici wargamisti, quest'uomo che ha usato gli esagoni, ha usato regolamenti complicatissimi, alla fine ha fatto successo facendo i pezzi, facendo gli aeroplanini. È un gioco semplicissimo e questo è un concetto che dovrebbe far riflettere tutti noi. Anche perché addirittura all'inizio, nel 2004, quando la Nexus l'ha pubblicato, era solo una carta che volava sul tavolo, con delle carte con delle frecce per pianificare le mosse e delle carte con i danni da pescare. Non c'era il modellino. Poi per fortuna è andato bene, è stato tradotto in una 15ina di lingue, quindi nel 2007 sono usciti i modellini che ovviamente hanno contribuito molto al successo del gioco, che fra l'altro sono straordinari, sono bellissimi. Ma superato la Prima Guerra Mondiale, fatta l'espansione della Seconda Guerra Mondiale, Andrea si è voluto dedicare alla sua vera passione, che è la storia antica, anzi antichissima, e infatti siamo a Battlestar Galactica, che come tutti sapete è l'antichità massima della storia italiana, no? Perché quando tutti veniamo dalle 13 colonie. Cosa ci puoi dire, Andrea? Eh sì, il nostro editore Ares ha preso i diritti di Battlestar Galactica, che è una serie del 78, rifatta poi nel 2003, 2004, 2005. Considerata la più bella serie di fantascienza della storia, insieme a Star Trek. Sì, peraltro molto interessante per chi ama la storia militare, perché fondamentalmente il Battlestar Galactica è una nave lunga 1400 metri, da cui partono dei caccia Viper per combattere i Siloni, questi esseri biomeccanici che ce l'hanno con l'umanità, e quindi praticamente ricalca le dinamiche di una portaerei, diciamo, con dei... cioè, ci ritroviamo una portaerei della Seconda Guerra Mondiale. Ma mi permetto di aggiungere che mentre gli avversari principali dal punto di vista del fantasy fantascientifico combattono nello spazio come se fossero aerei della Seconda Guerra Mondiale, qui si combatte veramente nello spazio. Esatto, allora le due linee, Prima e Seconda Guerra Mondiale, non sono compatibili fra loro, ma hanno più o meno le stesse dinamiche. Abbiamo fatto anche un terzo gioco, questi due li ho sviluppati. Sì, sei troppo buono, io parlo di Star Wars, gli X-Wing combattono come nella Seconda Guerra Mondiale, non c'è suono nello spazio, non ci sono esplosioni e loro ce le mettono. Infatti questa galattica è tutto molto più realistico, quindi appunto, al di là di quello che ha combinato il nostro ex distributore americano, che ci ha chiesto la licenza per un gioco appunto di Star Wars e poi invece ha deciso di farlo da solo, abbiamo una situazione veramente dello spazio. Lì abbiamo una situazione in cui il caccia si muove senza mai fermarsi, qui abbiamo un caccia che, come nel film,
può fermarsi, andare in retromarcia, fare manovre ampiissime e anche magari mentre va in una direzione girarsi, ruotare mentre continua ad andare in quella direzione. Delle regole di inerzia per cui quando dà di nuovo gas ha un movimento un po' di inerziale nella direzione in cui andava e poi parte in quella direzione. Perché nello spazio, oltre a nessuno che può sentirti urlare, non c'è neanche l'attrito. Esatto. Poi abbiamo delle regole che li riportano un pochino più nelle dinamiche dei captcha quando vogliamo fare degli scenari in atmosfera, ma quello è un discorso per chi vuole approfondire. Anche questo è un gioco che vuole essere molto semplice, ma ha delle regole opzionali, avanzate, eccetera, che servono per appunto ricostruire situazioni in mezzo agli asteroidi, per fare delle missioni non solo di caccia, ma magari scansionando in cerca di tidium o di acqua sui pianetoidi e così via. Parlavo di una parentesi nostra, Sails of Glory, perché questo gioco l'ho sviluppato con Andrea Mainini, siamo autori a quattro mani, lo stesso con cui abbiamo fatto Sails of Glory, che è un gioco di galeoni napoleonici. Anche lì dinamiche simili, carte con le manovre da eseguire, poi si spara, però cercando in quel caso invece di tener conto del vento, per cui le frecce sono più o meno lunghe a seconda di come entra il vento sugli alberi, ovviamente si cannoneggia di lato, e quindi sempre regole molto semplici ma che cercano di ricostruire in maniera sintetica situazioni molto diverse, come un veliero, un'astronave, un biplano. E quindi si può fare simulazione che sia contemporaneamente anche semplice? Sicuramente, io la chiamo complessità nascosta, nel senso che io non ho rinunciato al fatto che il barone rosso sia più lento di un soffitcamere, come magari altre simulazioni divulgative hanno fatto e che muovono uguale. Non ho rinunciato al fatto che questi aerei girano meglio a destra che a sinistra, mentre uno SPAD è perfettamente simmetrico. Semplicemente quello che le simulazioni degli anni 70 e 80 facevano spendendo punti, dando tabelle, eccetera, eccetera, è fatto disegnando un mazzo con delle frecce in cui magari ci sono delle curve a 90 da un lato per il Fokker e per il Camel che lo SPAD non ha, facendo delle frecce un po' più corte per il Fokker DR1 rispetto al Camel, quindi la velocità c'è, le diverse capacità di manovra ci sono, semplicemente non è il giocatore che deve studiare regole o gestire tabelle e punteggi per gestirlo. Lui prende un mazzetto di carte del DR1 e automaticamente muove più lento. Sì, praticamente se questo aereo non è così storicamente, ma se fosse, avesse girato meglio a destra che a sinistra, sostanzialmente avrebbe avuto la carta per girare maggiormente a destra e non quella a sinistra, senza necessità di tabelle e cose varie, è giusto, esatto. Andrea? Questo è complessità nascosta nei materiali. I nostri, io non capisco nulla di wargame, ma anche i nostri ascoltatori, quindi sono esatto. Semplici. Esatto. E siamo tornati. È quasi come se, come di appena abbiamo parlato di certi poteri forti, come se un volo di fantasia avesse oscurato tutto, ma siamo tornati, siamo stati più forti. Andrea, stavamo chiudendo. Esatto. Il messaggio che io vorrei dare a tutti gli autori di giochi è: va bene la complessità, va bene la simulazione, ma facile è sempre meglio, e le cose semplici. Un ragazzo diversamente abile una volta mi insegnò che se fai qualcosa per i deboli lo usano sia i deboli che i forti, se fai qualcosa solo per i forti i deboli non riescono a usarla. Mi sembra molto bella. E ecco, se posso aggiungere, rispetto ad altri poteri forti che hanno dei sistemi molto chiusi, qui trovate delle regole base molto semplici, molte regole avanzate opzionali per chi vuole arricchirli. È un sistema di cui non siamo gelosi, per cui a wingsofwar.org trovate più di 5.000 appassionati di tutto il mondo che si scambiano regole opzionali, regole di campagna, nuovi materiali di gioco e rendono il gioco loro vivo, e quindi gli appassionati possono ulteriormente complicarlo a piacere. Già si parla lì pure di Battlestar Galactica, c'è poi sensofglory.org per chi vuole le navi, e quindi poi si fa sempre in tempo a complicarselo su misura per renderlo sempre più bello, ricco e dettagliato, però l'approccio è facile. Benissimo, quindi niente, grazie per la semplicità con cui fai le tue cose. Grazie a voi. E così diciamo tutti. Così diciamo tutti.